Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, presso la sede appunto di USB di Talzano. Colpo di scena, ArcelorMittal dichiara di voler rimanere, di non voler andare via, e lo Stato si dichiara disponibile eventualmente ad intervenire a favore di ArcelorMittal. Rizzo, cos'è, un bluff di ArcelorMittal? Lo Stato che non trova altri acquirenti? Ma io credo che sia l'ennesima puntata di un film che già, come dire, di cui la sceneggiatura è già scritta da tempo. Arcelor quel giorno ha avuto un atteggiamento differente rispetto, come dire, a tutta una serie di azioni che ha messo in campo negli ultimi mesi. Probabilmente l'obiettivo è quello di farsi foreggiare economicamente dal governo e poi eventualmente, come dire, portare a compimento il piano successivamente, che è quello, come dire, della grande fuga. Spiace assistere, come dire, ad un incontro che per certi versi è stato anche quasi surreale. Cioè, l'idea che si stava dando rispetto a quell'incontro, che si parlava di tutto tranne dei problemi veri, cioè dell'atteggiamento di Arcelor sulla lentezza con cui pagano le fatture per le aziende d'appalto, l'atteggiamento all'interno della fabbrica rispetto al clima che si è creato. Lì do atto, lo dico in tutta onestà, al ministro Catalfo e al ministro Patuanelli, che hanno preteso, come dire, chiarezza sui licenziamenti, come dire, che Arcelor ha effettuato, che la Morselli ha detto essere licenziamenti dovuti a omissioni di cautele di sicurezza. Noi invece abbiamo detto l'esatto contrario, è gente che è stata licenziata perché ha denunciato carenze di sicurezza. E lì, diciamo, l'unico fatto positivo della giornata è che i ministri a un certo punto hanno chiesto chiarezza su questo. Per il resto, il governo che dice, si continua con l'idea di Arcelor, che avrà 10 giorni per presentare il piano industriale, e comunque Gualtieri, voi non sapete nulla. Non sappiamo nulla. Gualtieri che esordisce dicendo si parte dai 10.007, che il numero di dipendenti che verrà, che farà parte del piano industriale. C'è un primo problema perché ci sono i 1.008 che sono rimasti fuori, di cui non si è fatta menzione durante la riunione. Poi c'è un piano industriale, tra l'altro, che rischia di essere la rappresentazione di quello precedente, cioè una serie di promesse in cui si dice faremo, 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 però adesso l'unica cosa certa è che un pezzo importante di voi va in cassa integrazione in maniera stabile, e quindi nei fatti probabilmente diventa un esubero. La vostra posizione è sempre riconversione? Assolutamente, ma io credo che rispetto a un piano industriale che prevederà altre lacrime, altro sangue, io credo che tutto il sindacato ha l'obbligo, come dire, di dire assolutamente no. Noi poi siamo stati chiari, l'abbiamo detto di fronte a tutti, abbiamo detto messa in sicurezza della fabbrica, quindi lo Stato che interviene immediatamente, diciamo, allontanando Arcelor, e dopodiché ci giochiamo le chance, apriamo la discussione sulla riconversione di Taranto, tra l'altro, come dire, con un fatto che rischia di diventare nei prossimi mesi, se si continua così, rischia di diventare un argomento che si affronterà a causa di forze maggiori, perché poi il paradosso qual è? Oggi ancora abbiamo il tempo di poter pianificare. Se continua così e lo schema che Arcelor ha messo in campo dovesse andare avanti, quello, come dire, di ridurre gli impianti praticamente al fermo totale, noi ci ritroveremo in una condizione in cui avremo danni dal punto di vista sanitario e danni dal punto di vista dell'occupazione, perché lì non avremo più il tempo poi di fare riflessioni, di fare accordi per andare a ricollocare, eventualmente capire dove si spostano pezzi di economia. Quindi questa è la preoccupazione grossa. Intanto, mi pare 43 lavoratori di ex Ilva in AS stanno per essere reimpiegati per le bonifiche. Voi ovviamente chiedete un numero più alto e una scadenza temporale non pentamestrale ma trimestrale. Sì, noi abbiamo fatto l'incontro oggi, sono uscite anche le classifiche, ecco, stavolta a differenza di Arcelor pare che sia tutto abbastanza lineare. Quindi ci sono questi primi 43 lavoratori, io lo dico così, non bastano, perché il battente su cui bisognava lavorare come parte iniziale erano circa 300. Vabbè, stiamo partendo in questo momento con tante difficoltà dopo
16 mesi passati, quindi io dico partiamo nella maniera giusta e tentiamo, la logica è tentare di andare a ricollocare quante più gente possibile all'interno delle bonifiche, che tra l'altro dovrebbero diventare poi la questione delle bonifiche centrale rispetto anche alla riconversione di questo territorio. La speranza è che non perdiamo tempo, perché troppe volte, come dire, c'è stata lentezza da parte dei commissari, ma soprattutto c'è anche una lentezza legata alle concessioni, alle autorizzazioni, cioè quindi tutta la parte burocratica. Pure qua hanno fatto una marea di decreti, ecco, che ne avessero fatto uno per andare a sburocratizzare un po', no, tutte queste manovre, perché alla fine il problema qual è? Tu puoi anche essere pronto, però rischi di perdere mesi se non anni a causa di autorizzazioni che non ti arrivano. Come dire, almeno questo è quello che ci hanno raccontato rispetto ad alcuni cantieri che dovrebbero partire e che ancora non sono partiti.